Ciao, sono Luca Serfilippi. Alle elezioni regionali hai la possibilità di dare spazio e fiducia a un giovane preparato. Cambiare richiede coraggio. Vota Lega e scrivi Serfilippi. Dottor Benedetti, come ha retto tutto l'apparato questa mattina alla prova dell'inizio della campanella? Allora, il primo giorno direi che è andato bene. Siamo ottimisti ma prudenti. Sapevamo già che oggi, per vari motivi, il primo giorno di scuola i genitori accompagnano spessissimo i figli a scuola. È una bella giornata, chi si è potuto muovere con mezzi alternativi si è mosso con mezzi alternativi. È appunto un bel tempo. Non tutte le scuole sono al pieno, al 100%, sono a regime con gli studenti che arrivano da fuori. Il vero banco di prova io presumo che sarà intorno a fine settembre, primo ottobre, quando tutte e tre queste componenti di cui ho parlato prima, insomma, come una congiuntura astrale, si verificheranno. Ecco, la capienza all'80%, qualche possibilità di stare in piedi e nuovi mezzi comunque faranno fronte alle esigenze. Sì. Senza queste possibilità oggi raccontavamo un'altra storia. Il fatto di aver messo più mezzi, l'apertura all'80% e al 100% dei seduti laddove gli autobus non sono autorizzati per i posti in piedi, ci ha permesso di affrontare l'inizio dell'anno con una certa serenità. Noi però facciamo appello al buon senso intanto dei ragazzi, la responsabilità, e ci auguriamo che le famiglie facciano altrettanto come con opera di sensibilizzazione dell'utilizzo per tutta la durata del viaggio, che non è tantissimo perché stiamo parlando 10 minuti, un quarto d'ora, nei posti più lontani c'è un'oretta, non c'è dubbio. E poi invitiamo anche a igienizzare le mani prima di salire a bordo, ci sono state installate, finiremo fra qualche ora di installare tutte le gel sanificanti all'ingresso degli autobus. Ecco, l'uso della mascherina raccomandiamo, molti ragazzi ancora li vediamo un po' così, un po' sottovalutare questo aspetto, invece all'interno dei mezzi è importantissimo. Non è una novità perché sin dal primo giorno di apertura dopo il lockdown l'obbligo della mascherina a bordo è stato sempre sancito. Ma mi raccomando, questa qui la faccio più da genitore, portiamo la mascherina a bordo dei mezzi, stiamo tutti più tranquilli e nessuno ci fermerà. Ciao, sono Luca Serfilippi. Alle elezioni regionali hai la possibilità di dare spazio e fiducia a un giovane preparato. Cambiare richiede coraggio. Vota Lega e scrivi Serfilippi.